Ciao ragazzi, ci sono pervenute alcune email relative all'aggiornamento del PFSense. In alcuni casi non viene rilevato l'aggiornamento, quindi si deve procedere manualmente. Quindi brevemente vi faremo vedere come effettuare il download dell'aggiornamento in base chiaramente alla versione del vostro PFSense installato e come chiaramente aggiornarlo. È molto semplice, quindi il video sarà molto molto veloce. Andiamo direttamente ad aprire il nostro PFSense, l'interfaccia web, all'indirizzo che chiaramente conosciamo, login e password per quanto riguarda l'inserimento delle credenziali di accesso. Nella dashboard iniziale vedremo la versione del nostro PFSense, che è la 2.0.2 ed è 386. Quindi abbiamo già la possibilità di scaricare in modo automatico la versione nuova, che se non sbaglio corrisponde alla 2.0.3, e prevediamo il caso di voler fare manualmente l'aggiornamento. Con il nostro fido Google andremo a inserire un paio di chiavi di ricerca in modo da portarci direttamente sul sito ufficiale di PFSense. Andiamo a cliccare su Upgrade e andiamo a scegliere il mirror da utilizzare per scaricare il full update. Andiamo a selezionare il mirror di Itinet, e tra tutte in pratica le versioni scaricabili, i pacchetti scaricabili, andiamo a prendere quella, diciamo, per il nostro PFSense, e vediamo che questa qui, PFSense Full Update 2.0.3 Release i386. Quindi andiamo a salvarla sul nostro desktop, via, e attendiamo che venga scaricata completamente per poterla chiaramente installare. Siamo arrivati quasi alla fine, mancano solo una ventina di secondi perché il file sia posizionato interamente sul desktop, per poi iniziare la procedura di uploading del suddetto file direttamente sul PFSense. Eccolo qua, il file è pronto e poi vediamo se è posizionato sul nostro. Eccolo qui. Non dobbiamo fare nient'altro che ritornare sul PFSense, andare in firmware e andare in manual update. Andiamo nel firmware image file, andiamo a sfogliare diciamo il nostro desktop, andiamo a selezionare quanto scaricato e andiamo ad effettuare un upgrade del firmware, molto molto semplicemente. Adesso non ci resta che attendere che il firmware venga uploadato e che venga effettuato l'intero aggiornamento senza chiaramente poter fare delle modifiche sul firewall, e che la macchina automaticamente si riavvii. Infatti, the firmware is now being updated, the firewall will reboot automatically. Quindi non dobbiamo fare nient'altro che attendere. È chiaro che la procedura di riavvio la potremo anche controllare andando direttamente ad accedere sul nostro VMware. In modo tale da verificare l'effettivo reboot dell'intera macchina. Eccolo qua. Appena la macchina sarà completamente riavviata e pronta ad essere utilizzata, potremo andare a verificare che l'aggiornamento abbia attecchito e sia stato correttamente installato. Qualche attimo di pazienza che sta ricaricando.
Eccoci qui, è partito, quindi possiamo ritornare a vedere se tutto è andato ad hoc. Infatti vediamo che la versione che rileva è la 203 I386 e ci dice che siamo chiaramente all'ultimissima versione. Spero sia stato utile questo video e vi saluto e ci vediamo al prossimo video tutorial. Arrivederci.